You've reached your limit on talking. Shut the fuck up. Ok, ultimamente mi si stanno spaccando le labbra continuamente e mi esce sangue. Amici miei, come state? Il bread discreto, il dito fa male. Ragazzi, ho ancora... Oggi me lo sono tolto, cioè avevo una spaccazza incredibile. Spero si chiuda il prima possibile. Come va la vostra giornata? Che avete fatto? Che avete combinato? Che cazzo mi raccontate? Come state? Oggi mercoledì, quindi abbiamo Jackbox con i boys. Oggi performance discreta, trademark. Mark coi boys on the Jackbox. Dovremmo aspettare Christopher Sparpol che arriverà a breve. Ora io mi smuto e vediamo se ci sono gli altri. Oggi ti sei tolto il dito? Che ti sei fatto il dito? No, mi sono tagliato con il coltello mentre tagliavo il pane. Però era il coltello quello grande, quello proprio da cucina enorme. Infatti mi sono fatto proprio un... E poi l'ho dovuto staccare dalla carne, è stato molto brutto. Però tecnicamente non ci vogliono punti, perché non mi fa male. Mi fa malissimo, ragazzi, però non ho paura dei punti. Va bene, amici, voi che mi dite? Dai, ditemi qualcosa. Io ho visto un video su Jackbox ed è fantastico. Non è brutto, in realtà. È troppo caotico, secondo me, come gioco. Infatti, dopo un po'... Se non stai attento impazzisci con tutto il casino che si fa all'interno del gioco. Grazie Fralle per il 29esimo mese e a X Ale Z per il 7° mese. Grazie anche a Matticeto per il 5° e a Vivi per il 4° a RVG Matt per il 19esimo. Ciao ragazzi, bentornati. Devo ammettere che il vostro ritorno con questa resub è stata discreta. Però abbiamo Sevecat, benvenuto, grazie del Prime, o benvenuta, grazie del Prime, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Grazie anche a Fral02 per il 29esimo mese. Poldo, ti vedo tutto buggato, Fra, a me non ci posso fare nulla, la live sta andando bene, tutti vedono bene, sei tu l'outsider, sei tu quello che sta andando male. Ma proprio adesso mi deve spuntare l'aggiornamento di Nvidia, ma porca puttana. Proprio adesso mi deve spuntare. E vabbè, vuol dire che lo farò dopo. Va bene, signori. What the fuck is Jackbox? Per chi non conosce Jackbox, si tratta di un party game. Quindi immaginate che effettivamente ci si gioca tipo in 4, in 5. E in cosa consiste? Il gioco in realtà dipende, perché ci sono varie modalità. Però in generale sono party game. Tipo immaginate che all'interno ci sta una sorta di Gartic Phone, ci sta una sorta di Cards Against Humanity. Insomma, ogni box ha dei giochi party che puoi fare con gli amici. Insomma, stasera che pack tirate fuori stasera? Non lo so. Non tipo Party Animal, tutti i giochi, non dico simili società, però simili. E il pack non lo so, perché ce li ha Cristo i giochi e noi dovremmo solo partecipare, a quanto pare. Quindi intanto fatemi smutare e vediamo chi c'è. Buonasera, sono Poldo, il streamer. Il streamer, ma sei tu? Ah, ma io cercavo Poldo lo youtuber. No, io oggi sera, stasera sono il streamer. Ah, ok, quindi cortesemente puoi avvisare Poldo il youtuber che mi deve ancora 120.000 euro? 120.000 euro non è possibile, perché non li ha mai spesi in vita sua. Non i suoi, infatti. Ah, ok. Ciao, domani saranno 130. Smerolds. Smerolds. Sono io, che mi dici, sono io, bro? Sono io. Ma Poldo, uno streamer discreto. No, allora, bro, stasera noi, in quantità di e-streamer, sì, dovremmo fare una performance discreta. No, ma la performance... Bro, stai parlando con un professionista, baby, eh? No, bro, caos e ordine. Noi dobbiamo stare al centro. Dobbiamo farla, certo, discreta. Non dobbiamo... Capito? Non dobbiamo... Letteralmente tu stai descrivendo le strisce pedonali per andare in stazione a Catania. Bravo. Perfetto. Non so se è presente la storia di Icaro. Poldo scemo. Non mi fa ridere. Discreta performance. Bravo, bro. Oggi tutti discreti. Oggi discreti, cazzo. Saremo tutti discreti. Va bene. Basta. Come non state, faremo come, ragazzi, Icaro che prova a toccare il sole. Staremo nel nostro posto. Sì. Tutto. Avete mai ucciso una persona? No, okay. Non ancora. Ok, chiedevo. Perché la domanda? Nemmeno tu, immagino. Boh, poteva essere una domanda come un'altra.
No, non credo, anche perché se ammazzi una persona di solito hai un processo e di solito le persone lo sanno. Se lo scoprono. Non se trovano il cadavere. Non Poldo, lo scoprono. Non hai imparato nulla. Top 5 Io... youtuber che Poldo ha fatto sparire da YouTube. Top 10 youtuber che ho fatto dimenticare. Allora, amici, stasera ragazzi, abbiamo... non chiamo Poldo pelato, c'ha più capelli di me. Leo, tu dove hai accettato lo streaming congiunto? Dove me l'hai mandato? Ma non è arrivato, Poldo. Io c'ho qui richieste. La notifica? In alto? Rimuovi l'ospite. Te la invio di nuovo. Buonasera. Oddio, che sedia! Berro Bronzo! Ah, ciao! Berro, ciao! Ciao Berro, come stai? Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera. Oggi parliamo di metal. Beh, performance non troppo discreta. No, infatti. Il mio metal preferito è quello dove... Se tu sei un TikToker, grida oh! Nessuno. Sedia Dio. Esatto. Ah, no. Vedi, finalmente qualcuno che mi nota. Dio, funziona. Oh, sedia. Allora, ragazzi, ecco. Come entro nello streaming congiunto? Vi arriva la notifica dove c'è la sezione della campanellina, quella ma di Twitch. Ma io ho cliccato, non mi ci butta dentro. Oppure devi accettarmi il ruolo. Aspetta che vado a comprare. Io sono da dentro. Io sono entrato in attesa dentro la connessione dell'ospite. Non mi sta facendo genare. Non lo so. Va bene, ragazzi, io vado. Appare solo da te, Poldo? Vado a giocare a Subnautica. Appare anche da te. Da te spunta che sei live con allora, me. Siamo, certo. Sedia, quindi stasera Sedia gioca a Subnautica. Io a Planet Zoo. Sì. No. Sedia, tu da dove l'hai accettato l'invito? Poldo edita. Mi hai inviato il link. Anzi, no, cioè, in alto a destra. Dove stava prima le notifiche dello streaming coso? Ma se no invio il link, si può fare? Ah, ci Cristo sono? C'è. Ci Cristo sono, c'è. Ci sono. È solo ok, ma se io adesso avvio una live, come funziona? Non ho capito, io ragazzi. Avvia la live, avvia la tua normalissima live. Io non... Ah, forse ho capito, aspetta. Ma pure io sto partecipando, vero? Vediamo. Sì, tu ci sei. Ok, continua. Bravi, ragazzi, stiamo facendo quella cosa che farà vedere questa cosa nuova di Twitch, che è uguale a quella di prima, però con una nuova cosa. Però diversa, è più complicata. È più complicata. Non ci ho capito ancora. Molto più complicata. Possono esserci più di 4 persone, quindi? Sì. Wow, raga. Grazie Orange Mikan, grazie del Prime Bello e grazie a Ewald Palle per l'ottavo mese. Ma che nickname avete? Wow, è incredibile Twitch, se grazie. Se tu sei un TikToker, grida ragazzi, io sto facendo troppe mosse per intrattenere la chat. Possiamo andare a fare il gaming? Io non so Senti, cosa dobbiamo io fare. Io sono in pre-live intanto. Ma come? Se tu sei uno youtuber, grida la pre-live. Sono uno youtuber. Facciamo la roba di Discord? No? Che vuol dire? La condivisione? Ma questa è la cosa di Discord? Ma, non so, boh, ogni volta che c'è Chris si fa sempre roba su Discord, sa fare soltanto quello. Wow! Una battuta discreta. È vero. Grazie, ottima visto. Non è una battuta, è la realtà. Vabbè. Allora, amici, stasera si fa James Bond. James Bond. Yes! Ah, ma Chris è in pre-live? Sì, manca un minuto, tranquillo. Madonna, ragazzi. Mamma mia, ma sempre ad aspettarlo, Ma io boh, ma che hai fatto tu un quarto d'ora fa? Siete voi che avete voluto collaborare con un bambino che va ancora a scuola. When the moon hits allora, your eye like a big pizza pie, that's amore. È un streamer o un effettivo geoide? Like you had too much wine, that's ok, ragazzi, si banna sempre. Dai, bro, allora, basta, entrate basta, nella bro. Mia condivisione schermo di Discord. Niente, okay, okay. No, su Discord giochiamo? Su Discord! Jackbox. Ma non si usa, tipo il c'è browser. Il browser, tipo, che cazzo è? Allora, sì, tecnicamente però... lui ci fa vedere la schermata principale, noi... ma dobbiamo far vedere la schermata principale ai nostri sub, giusto? Esatto, quindi voi follower. Dovete condividere il mio... Lo sapevo, c'è Chris sempre che bisogna fare qualcosa su Discord. Ma non è, ma non mettiamo un voto, Emerald, calmati, cioè non diciamo c'è il Giuseppe. Voto. Giuseppe. Sapevi la risposta. Posso far vedere il mio talento su Discord? Ha detto così comunque. Certo.
Ok. Allora, Discord. Yeah, Discord. Devo fare così, quindi. E comunque, Discord. E comunque, alla fine dobbiamo fare le cose su Discord. Quindi, grazie. Grazie, Chris. Prego, Lenny. Ragazzi. Cioè, prego, io so che è sempre un piacere collaborare con me. Lenny, hai messo che può partecipare alla chat? Ma chi è Lenny? Infatti. Che cazzo è Lenny? È il pronome di Cristo. Allora, vediamo. Ci avete messo un sacco a capire. Non ho capito. A percepire la cosa. L'hai messa l'integrazione che le persone in realtà mia chat... è automatica. È automatica. Perché durante... Sì, perché adesso come funziona? Noi quando avvieremo il gioco, poi voi farete vedere lo schermo. Yes. Certo, perché certo. Sennò la gente può entrare prima. Ma quando avvia la partita, lo schermo, ok? Quando avvio la partita potete mostrare lo schermo. E da lì la gente può entrare. Non mostro lo schermo. Non lo sto mostrando lo schermo. Cosa devo fare? Non devo far vedere Discord? Per adesso no, perché se vedono il codice in anticipo possono entrare. Quindi potete giocare pure voi. Ma che figata! Certo, può giocare pure la chat. No, vabbè. Bene, ma fatemi salutare. Stasera ragazzi. Performance effettivamente discreta, possiamo dire. Allora, ragazzi, se volete giocare con noi, basta che andate su Jackbox TV. Allora, ragazzi, se volete, vi faccio vedere il codice. Una sub, il codice, ragazzi. No, io faccio pure senza. Mezza sub. Io faccio pure senza. 200 bit. Mezza sub. 200 bit. Allora, se fate la sub, vi do il codice e una foto mia. Gratis. Ragazzi, se fate una sub, vi do il codice e metà numero di telefono di Poldo. No, come metà? Metà. Io lo do tutto. Tutto il numero di telefono. Sei pazzo. Aspettate, adesso lo prendo. Siete pronti? No, ragazzi, mi hanno regalato una sub, è finito. Oshi e Teru. Allora, ragazzi, ma posso usare il telefono per. Allora, ragazzi, io non vi do il numero di Poldo, ma guardate bene il riflesso dei miei occhiali. Siete pronti? No, dai, smettila. Guarda, che in America hanno trovato l'altezza di uno streamer vedendo una tastiera. Lo so, è stato molto bello quello. Che vuol dire sta cosa? Non lo sai? No. Cioè, uno ha mostrato una tastiera in live. E non so, per meme hanno scoperto lui quanto era alto, facendo tutte le proporzioni con la porta dietro, eccetera. Ma vero, non c'è, ragazzi, scusate, Jackbox non c'è per iPhone? No, ragazzi, io ho bisogno di fare del gaming, lo volete capire che mi sto per tagliare le vene? Ma devi giocare dal browser! Senti, ci sono! Dal browser! Ragazzi, sono in live anch'io, ciao a tutti! Ciao Lenny. Ciao. Allora, ragazzi, mi dai il codice della stanza? Allora, ragazzi, adesso cosa succede? Grazie, Shiatid. Grazie della sub regalata, bello. Grazie a Romanian Guy per il quinto mese. Portare il codice adesso. Avviso alle chat, potete partecipare anche voi assieme. Cioè, ma è incredibile, ragazzi. Possiamo giocare tutti insieme. Ma non lo sai con noi? Jackbox, gioca e basta. Ma dai, devo mettere il codice. Se mi volete sponsorizzare, Cristo Ghiaccio l'Arcadia. Dai, bro, dammi sto cazzo il codice. Ma dove devo metterlo il codice? Sono andato via. Adesso te lo dice. Comunque, come ti abbiamo fatto entrare in arcade, ti facciamo uscire, quindi veloce. No, ecco. Dai, no. Non funziona così. Allora, come primo gioco, andiamo in ordine. Iniziamo da Quiplash. Vai, okay. Va bene, papà. Dammi sto codice, forza. Codice. Allora, adesso dovete andare su jackbox.tv. Okay. Sì, ci siamo anche già. Voi in chat, jackbox.tv. Jackbox.tv. Ma è un canale YouTube, è come Family Jay? Io sono entrato. Guarda chi mi metto io. Questo. Codice stanza. Allora, DKT. Esatto. Allora. MRS. 4316. Se adesso entra la gente a caso. Ciao, Thomas. Una banana. Ma no, sono io la banana. Gioca. Quando possiamo far vedere il codice? Dopo, quando tu sei adesso il capo, quindi appena starti lo possiamo vedere. E loro entrano come pubblico dove possono votare. Esatto. Sono io il capo? Perché sei il primo ad entrare. Perché sei il capo dei paguri. Io scelgo il mio personaggio, la partita sta per iniziare. Iniziale. No, chi è? Che cazzo è? Che cazzo è entrato? Chi è stato il coglione? Chi è stato il coglione? No, ragazzi, io non ho fatto nulla. Che, allora, ragazzi, io non ho ancora capito la schermata, quindi
Hanno visto il riflesso dagli occhiali di coso, non lo come so. Come cazzo hanno fatto? Ragazzi, come rifacciamo è... la lobby. No, rifacciamo... non è possibile che l'hanno visto dai miei possiamo, occhiali, davvero. Possiamo rifare la lobby, persona. Per favore. Ma chi l'ha messo? Emerald, ma che chi volete è stato? Da me? Chi è stato? Io non cercate ho... Francio nelle vostre live. Francio, puoi uscire senza che ci fai rifare la lobby, visto che sei un sacco simpatico? Esatto, veramente. Poi, puoi non bloccare 5 live in una e uscire Francio, e rientrare subito da questa cazzo di lobby. Francio, guarda che ho il tuo indirizzo IP, fai attenzione, Io non so chi sia Francio. Io davvero non ho mai sentito nessun Francio puoi uscire? Vita. Davvero è stato serio. Andare... È stato serio. Davvero ragazzi, è stato serio. No, non so come no, ragazzi. No, come ragazzi, serio perché è stato serio perché ha detto le tre lettere e uno ha iniziato a mettere le altre. Il problema è che guarda un po' qual è la quarta lettera. È finito l'altro. No! È entrato Berlusconi, sentite, dai. Rifacciamo la lobby, rifacciamo vai, la lobby. Francio, il cavaliere, siete, io non c'entro niente. Io non c'entro niente. Come lo streamer che seguite. Rifacciamo la lobby, non c'entro, che qua... davvero, non c'entro. Ok, allora, adesso... Ragazzi, vabbè, mi tolgo gli occhiali, Stevia, allora così la vedete. Stevia, puoi leggerlo senza... Cioè, puoi scriverlo senza leggerlo ad alta voce? Va bene, ci provo. Ok. Bene, allora, adesso io comunque sono sicuro che sia no, stato ho chiuso serio. Ho chiuso il browser. Ok. Ok. È sicuramente okay. Stato serio, ragazzi. Allora, sì, ragazzi, sì, sicurissimo. Allora, ragazzi, prima che entra qualcun altro. 2 1 via il game iniziare. Ci siamo. No. Posso okay, aprire, posso okay. Far vedere la chat. Fino alzare l'audio del penso di sì, okay. O me lo sto facendo ora vedere. Posso far vedere. Ma c'è il codice in alto a destra. Potete mostrare sì, perché noi oh, ragazzi, come silenzio. Potete vedere questa tutti volta non ho linkato il codice ore. Ragazzi, ascoltiamo. Sono Gervaso Gerry Gergelli. Prima che me lo chiediate, no, non sono imparentato coi Gergelli che vivono in fondo alla vostra via. Va bene, grazie per la parola. Nella partita, non mettere guys, il broncio. Guys, quando volete potete entrare all'interno della lobby. Il codice è quello in alto a destra. Cercate jackbox.tv su Google e inserite quel codice in alto a destra. C'è di jackbox.tv e stanno per apparire due definizioni sul dispositivo. Per ognuna di esse è necessario inventare una risposta geniale. Sta spiegando il gioco. Presto dovrete sfidare le risposte di un altro giocatore e tutti gli altri. Non ho capito, me lo rispiegate? Ah sì. Troppo tardi! No. Li ottenete in base alla percentuale di votanti a cui è piaciuta la vostra risposta. Ma certo, okay. È chiaro? Certo. Spero sì, proprio sì, di capito. Sì. Certo, il certo. Pubblico può votare, ragazzi. Questo è il vostro sì. Ruolo. No, ma in realtà nel gioco votiamo noi, il pubblico è in più. Allora, ragazzi, okay. Allora, ok, vi dirò una cosa che non dovete leggere, quindi mi raccomando, non leggiate ad alta voce e rispondete. Esatto. Se facessero il soprannome per una barba lunga e folta, Berro Fronzo. Metto Berro Fronzo. Sai che ti trovi nei guai quando tua madre ti dice non sono arrabbiata, virgola. Io, ragazzi, io sto scrivendo cose a caso, non so. Ah, dovevo solo scrivere queste due cose. Perfetto. Ho scritto Stumble Guys e Berro Fronzo. Voi non potete vedere nulla, ovviamente. Voi che facciamo? Voi, a quanto pare, siete il pubblico. Grazie a Schiatid per il tier 1. Ci sono. A posto, io ho messo le mie risposte. Ma io quindi alla chat non posso fare vedere la schermata dove scrivo. Sarebbe meglio di no. Ok, e nemmeno lo devo okay. Dire a voce. Perché sennò okay. Dopo non è divertente. Ok, io le ho messe, io le ho messe. Le ho messe anch'io. Vai. Allora. Quanta gente nel pubblico. Madonna, allora, vai, 100 persone. It's time. Ma perché vai. Non vai nel pubblico? Zitti! Se facessero una candela apposta per sì. Te, avrebbe il profumo di... Merda. Vabbè, ragazzi, qua mani basse. Mi dispiace. C'è scritto quella puttana ragazzi. Da destra. Mi dispiace. Ragazzi, mi raccomando, votate io bene. Votate perché il voto è un dovere civico. Yeah, let's go, baby! Leo, questa Sevia. Volta non hai fatto una performance discreta. Complimenti al pubblico! Sedia 4:20, coglione, fumati una canna, stupido! Mi permetta di presentarle il cavaliere più disgustoso del reame. Ma posso votare anch'io? Sì, certo.
si vota? È il momento di prendere la schermata. Non è divertente e la reputo anche molto infantile. Non mi chiamo Mauro. Non mi chiamo Mauro. Ma perché hai spoilerato il nome di sedia? Non si deve sapere. Ti chiami Mauro? Votate. Non mi chiamo Mauro. Stupidi. Mauro da gamer. Era la più bella, effettivamente. No, se sono un gamer. Madonna, incredibile. Che tritamento. Wow. Va bene, complimenti, complimenti. Tritamento di palle. Oddio. Oddio, vediamo. No, no, ragazzi, wow! Non è possibile. Passiamo oltre. L'avrei scritto anch'io, te lo giuro. Bro, io e te siamo una cosa sola, eh. Qual è il trucco per restare svegli tutta la notte? Zooplanet? Minchia, questa è relatable, ma, vero? Mamma mia. Non so chi l'abbia scritta, ma io mi sa che voterò per la prima. Io ho votato per la prima. Io non ho votato. Perché hai messo ding? Che vuol dire ding? Che cos'è? È l'effetto sonoro che metti sempre in liscio. È vero. Bro, dai, come hai fatto a non votarla? Stronzo. Ci vuole troppo tempo. No, ragazzi, allora io ho sgravato. Non mi hanno fatto ridere. Stumble guys. Non sono arrabbiata, Stumble Guys. Io che avrei avuto il voto di cose. Io, scusate, Stumble Guys. Stumble Guys è bellissimo. Everald, ci piace. No, più Stumble Guys della live. Che è il mio soprannome, ragazzi. Cosa? Tu sei Stumble Emerald, non fai più parte della live in quanto è poco divertente, mi spiace. No. Hai perso. Silenzio. È finito il round. Classifica. Ok. Vai. Minchia. Fra, ma abbiamo Bardo, suca sedia. No, perché? Sedia? Il secondo round è qui. Ok. Hai punti raddoppiati. Dobbiamo essere estremamente divertenti. Dai. Smorbing time. Vai. Allora. Una dedica sincera che ti farebbe passare subito la voglia di leggere il libro. Oddio, non lo so. È una dedica sincera che ti farebbe passare subito la voglia di leggere il libro. Non lo so, ragazzi. Una dedica sincera che ti farebbe passare subito la voglia di leggere un libro. Stumble Guys. Non lo so, Stumble Guys. Non lo so, ragazzi. Dedicato a tutti i fan di FNAF. Questo libro è dedicato. È dedicato a tutti i fan di FNAF. Perfetto. Cosa dicono le statue della Fontana di Trevi quando non c'è nessuno? Ah, non lo so, ragazzi. Cosa dicono le statue della Fontana di Trevi quando non c'è nessuno? Yuhu! Non lo so cosa dicono. Penso dicano yuhu. Mancano solo pochi secondi. Divertirsi. Se necessario, usate una frase di sicurezza. Grazie. Mamma mia. Chat, quando mi vedete fare l'occhiolino è perché dovete votare quella lì che è mia. Non lo dirò a voce alta, così gli altri... Non vale. Oh, non mi sono mutato, scusate. Di concludere il discorso del testimone a un matrimonio. Oddio. Allora, io credo che quella a sinistra avrebbe vinto in qualsiasi round a prescindere. Sì, penso di sì. Allora, voi Leo, date un voto in più, ragazzi. No, sedia, avete fatto a votare però schivi di toilet. Ridiamo ancora dell'omofobia. Bravo, sedia. Ma è passato di moda, ragazzi. Sedia omofobo. Sedia omofobo. Farebbe passare subito la voglia di leggere il libro. È vero. Oh no. Una dedica sincera che ti farebbe passare subito la voglia di leggere il libro. Ok. Scusa, domanda. Sul libro c'è una dedica che dice sei la Bibbia. Esatto. C'è scritto sul libro sei la Bibbia. Vi chiedo scusa, non sapevo come rispondere.
Grazie, ma ha preso pure due punti. Grazie, pure votato quella. Ma funziona al contrario, cioè devi mettere quella che vuoi votare out. Cioè, no, devi votare quella che ti piace. Ti dice questa frase. Ma quella a destra non ha senso. Cioè è bellissimo, ma non è contestualizzato. E invece a me piace, quindi la voto. Ma non ha senso, no? Grazie ragazzi. Bravo Sergio. No, ma grazie perché mille ragazzi, grazie mille, grazie. Ma mille. Non aveva no! senso, era ma certo che aveva senso. Il meccanico ti vuole fregare, comunque, allora capito. E il pubblico sceglie tutto loro. Noi non valiamo un cazzo. Il avrebbe fatto meglio a costruirsi una casetta di merda. Lego, okay, scusa. Ma fanno entrambe cagare. Voterò Lego su Fortnite solo perché mi fa più ridere la parola Fortnite. Oddio, ma è proprio lo sapevo, come si scrive. Fa ridere lo la sapevo. Parola Fortnite. Lo sapevo. Punti per me. Leo, stupidi Suca. Fortnite player. Oh. Dai. No. Beh, è la prima che vince, almeno muto. Raga, il codice sta scritto in alto a destra, mannaggia a voi. È letteralmente VXTY. Oh no. No, no, non lo voglio sapere. No. Ora si fa sul serio. Chi è che ha messo scegliete questa? La sono vostra terribili. Frase preferita. Dai, Roma è brutta, ragazzi. Io no. Metto yuhu. Anch'io. Io, ragazzi, qua uno doveva mettere tipo, ma quando è che tolgono quella cosa che galleggia? Immagina la fontana di Roma che improvvisamente a mezzanotte fa yuhu. Io non so però come mettere. Però come la vendi a me? Bastardi, come avete votato, non devo prendere voti in questa. Ho ruttato, ragazzi. Oddio. No. Bello. È terribile. Che voglio rutta. Vediamo bello, se bello. Il punteggio è stato performance calcolato. Discreta, direi. Vai. Forza. Io sono sempre no, qua vado in terza, quarta posizione. Di 10 punti. Sedia è ancora ultimo. Preparatevi. Sono omofobo. Sedia. Cosa hai detto? No, è nel senso che sono ultimo. Sto per mandarvi una definizione che vi chiederà di che vuol dire? Tre risposte separate. Ehi, i giocatori sono dispari, quindi dovrai affrontare me. Pazzesco, eh? Ma dai, perché? Puoi vincere, ce la puoi fare. Ma che vuol dire questo round? Non l'ho capito. Devi mettere tre risposte. Ok. Ma che schifo. Le tre cose che non possono mancare in una bella orgia. Aldo, Giovanni e Giacomo. Fatto. Beh, è stato molto semplice. Ragazzi, datemi un attimo. Ce l'ho. Scusate chat, mi dispiace. È che mi è uscita così diretta, non ci ho dovuto pensare. È stata immediata. Ragazzi, sto gioco è estremamente caotico. È il mio gioco, mi piace tantissimo. Ok, sì, vai, ti faccio bannare. No, però fantastico. Tra l'altro, non so che domanda avevate voi, ma la mia faceva vomitare. Cioè, ma proprio schifo nel senso di... Sì, ma non so come... Cioè... Battuta sessuale, ecco. Mamma mia, la fine del anche mondo, la ragazzi. Mia sessuale, sì, assolutamente. Allora, io devo fare l'ultima. Queste due sono difficili. Poldo, aspetta, tu eri, avevi anche te quella dell'asilo, secondi, giusto? Raga. Avevo quella della? Dell'asilo, anche te, giusto? No. Manca solo allora, neanche io. Sessuale poi cosa scusa? No, ma ti pare? No, ma non era, la mia non era sessuale assolutamente. Però cosa hai scritto? L'ultima l'ho un po' improvvisata, raga. Farla finita. Tre cose che sono successe alla Fiera dell'Est, ma non sono finite nella canzone. No, ragazzi, Madonna, questa è bellissima. Sono gay, bella Gianda, Francesco Sole. Ma che è? Ok, quella a sinistra, è estremamente inutile. Quella a destra è bellissima. Sì, esatto. Allora, io spero che quella a sinistra sia Sedia che perde contro il bot. Mamma mia. Ti immagini se il bot ha scritto è Sedia che perde col bot. Ma io non avevo capito che bisognava mettere... No. Sedia sta perdendo contro il bot, no, veramente. No, Sedia che perde contro il bot, ragazzi. Mamma mia. Sedia perde contro il bot.
Complimenti, complimenti, Jerry. Non avevo capito. A lui ha scritto: metti delle cose che vengono dopo. Io pensavo qualcosa che facesse rima. Ho pensato. Gli allenatori migliori non permettono mai che i loro cavalli. Obbedi ignoranze, siano insetti steccati. Clack. Usino allora, il trend. Gente, abbiano solo tre zampe e sono loro madre. Quella a destra non l'ho capita. Quella a sinistra la voterò solo perché c'è scritto sono un insetto stecco, click clack. Io non voto per Ripisca. Che perso, non puoi, qua non puoi citare, stronzo, eh? Io non sapevo che scrivere. E invece sì, posso. Siete pronti? Però insetto stecco, click clack. Fatemi subito prendere la mia che poi è una mia punchline. Siamo insetti stecco, click clack. Wow, distrutto l'Everald. La devi smettere di non votare. A me non sono tanto votato i palestrati, comunque. Una bella orgia. Ma che cosa? No, ragazzi, la prima è devastante. La frase che vi piace di più. La prima è incredibile. La prima è devastante. Aldo, Giovanni e Giacomo non fa ridere. Ma sì che fa ridere, fa schiattare. È perfetta. No. È perfetta. È perfetta. Io avrei scritto Giovanni, Giacomo, poi Aldo e tra parentesi piccolo Moro. No. Non si può scrivere. Non penso si può scrivere. Sì, sì, si può, si può, si può. Ah, guarda bellissimo. Che stupido ha detto, che brutta quella. No, non mi piace Aldo, Giovanni e Giacomo. Però la mia risposta era discreta. No, è devastante. Fate schifo comunque. Siete andati alla grande. Ma meglio dei bot. Ma come vi sarete posizionati? Ma io non avevo capito. Leo mi ha superato. Ma non avevo capito come funzionava. Tranquillo, bro. Porca troia. Minchia, 10.000 ragazzi. Complimenti. No, la merda in mano. No, che schifo. Mano, che schifo. Ah, era l'ultimo? Ha vinto Poldo così? Sì, ha vinto Poldo. Ho vinto io. Wow. Ragazzi, questo era bellissimo comunque. Sono il boss di Catania. Come si chiama Mouse? Ho fatto una performance discretissimo. Abbiamo finito il gioco, diciamo. Ma ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo alla prossima live. Ragazzi, ci buona live. Ci sono tantissimi sentire. Giochi ancora. Ciao, ci vediamo su Pandora. Sì. Sì, sì. Allora, quindi non devo far vedere, eh? Non devo far Aspetta, vedere. Devo togliere adesso. Allora, adesso vi voglio fare una domanda. Sì. Volete fare un gioco molto figo o andiamo in ordine? In ordine. Differenti, in ordine. Tanto non durano facciamo tantissimo. In ordine, così quello è l'ultimo. Quello figo è l'ultimo. Esatto. Okay. Bravo. Quello Watch figo, time. Ragazzi, arriverà dopo. Adesso giochiamo a TKO. Vai. Non che cos'è? Lo schermo. Non, okay. Non lo mostro. Sedia, togli lo schermo. Sedia. Se entra un cazzo di Francio, ti sparo. Questo è un po' più complicato. Entrate. Ok. Ok. Allora, okay, più complicato. La password. Madonna, la password è stupidissima. Ok, ci sono. Ci sono. Ci siamo okay, tutti. Ci siamo tutti. Vai. Startate. Sì. Starta, starta. Della vittoria. Leo, sei tu lost. Starta, starta, Leo. 3, 2. Ok, uno, arriva tre. Chat, arriva. Eccolo qua. Ora possiamo cambiare tutto. Eccoci qua, sì. Let's go. Oddio, ascoltate, perché è complesso. Codice nuovo, ragazzi, per rientrare. Okay, silenzio, silenzio. Silenzio, è complesso. Codice in alto a destra. Il codice è in alto a destra, ragazzi. Maestro del torneo. Se qualcuno sa come togliere le macchie di vino rosso da un panno cerimoniale di 3.000 anni, per favore me lo scriva in privato. Per secoli le t-shirt più belle del mondo sono state create proprio qui, su Isola Maglietta, da generazioni di combattenti parzialmente consenzienti. L'isola dei Gormiti, sì. Magari quella che creerete oggi diventerà il nuovo cult del decennio. Chi può dirlo? Benvenuti al centro d'addestramento. Sì, lo so, è bellissimo. Userete il vostro dispositivo. La grafica è incredibile. Tre disegni. Sentitevi liberi di disegnare tutto quello che volete. Allora, se questa frase volete, è pericolosa per noi, eh? No, tutto quello che vuoi, no, ragazzi, tutto? Niente svastiche, Cristo tutto? Dio. No, quelle no. Disegno. Va bene. Ma dove dobbiamo disegnare? Lì? Ah, ce l'ho io. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. E cosa devo disegnare? Quello che vuoi, libera fantasia. Quanti secondi abbiamo? No, ragazzi, 80, io non so disegnare. Tranquillo, neanch'io. Allora, sto disegnando.
Io posso avere uno sfondo diverso. Bianco non si può avere lo sfondo? Sì, sì, devi selezionare dal basso lo sfondo. Ma non c'è me bianco. Eh no, allora ti fotti. Vabbè. Ok, ok. Ragazzi, sto disegnando, datemi un attimo, chat, per favore. Anch'io sto disegnando. Anch'io sto disegnando. Anch'io, ragazzi. Stiamo tutti disegnando, wow, che attività sì. Di gruppo. Ok, io ho disegnato. Io pure sto disegnando. Sono il disegnatore più veloce. Siamo, un attimo. Ok, così. Dammi questo, dammi questo. Dammi così. Vai, fatto. Quanto manca? 18 secondi, ma vaffanculo. Io fatto. Ragazzi, io penso che questa grafica sarà la mia grafica delle mie nuove magliette. Non è lì solo per bellezza. Lo sai che si possono comprare fine game? Oh no. Fatto. Vai, vai. Merda. Uffa, ma perché io sono lento? Capisco dove volevo. Il codice, ragazzi, in alto a destra è NOES, cioè scritto sempre là. Sono lento. Secondo disegno. Ma di già. No, raga, ma che cavolo, sono tutto il mio intelletto adesso. Ragazzi, chat di tutte le live, se volete entrare come pubblico dovete andare su jackbox.tv. Che disegno, ragazzi? Non lo so che cosa posso disegnare. Fammi disegnare qualcosa di stupido, non lo so. Non ne ho la più pallida idea di cosa disegnare, ragazzi. Disegnerò un gatto. Però un gatto fico. Va bene così il gatto fico, secondo voi? È abbastanza fico? Ok, ora gli devo disegnare tipo questi. Quanto manca? 33 secondi, perfetto. Non lo vediamo scemo. Lo so, non lo vedete. Se faccio così... Ah, così lo vedete, perfetto. E faccio... Che ci scrivo? Scrivo... Faccio un balloon. Il tempo stringe. Sbrigatevi a finire. Mer. Ma non è divertente. Cioè, io sto disegnando cose carine e basta. Però, ragazzi, ma quindi meglio non già disegnare le cose divertenti? Destra, raga. Sì, teoricamente sì. No, come dobbiamo fare anche il terzo? Oh, raga, no. Dai, per favore, non ce la faccio più. Bro, è l'ultimo disegno. Ok, questo qua lo faremo su sfondo blu. E non devi farlo vedere, non me ne sbatto il cazzo. Allora, adesso voglio disegnare un pazzo. Questo è un pazzo. E che dice per for months discre. No, ma mi fa cacare, ragazzi, lo voglio togliere. Come si toglie? Il tempo sta per scadere. Cercate di finire. No, lo voglio togliere, mi piace. Farò una tetta. Ho fatto una tetta, non lo so. Dai. Ci siamo, ce l'ho. Fanno dai. Ragazzi, le mie non fanno ridere, cioè io pensavo di dover disegnare a caso. No, fare? Avete fatto bene. Una frase che potreste leggere su una t-shirt. Mai vergognarsi. Una frase? Dovete scrivere, ragazzi, una frase di qualsiasi tipo. Via! In realtà ne potete scrivere infinite, però vabbè.
Scrivi qualcosa di divertente, intelligente o quello che vuoi. Voglio 3 o 4 slogan a testa. Pensate di farcela. 3 o 4? Minchia. Non lo so, 3 o 4. Cosa scrivo? No, Whiskey non lo posso scrivere. Scriverò per forza palle. Palle, palle mi piace. Evviva le femmine, bella questa. Un'altra ne devo scrivere. Non lo so. Rullo di canguri. Cosa? Ancora pochi secondi. Da dove cazzo mi è uscito il rullo di canguri? No, io ho scritto soltanto 3, raga, non so che mettere. Va bene, va bene. Ok. Va bene. Bene. Per l'addestramento. Vai, vediamo, farà schifo. Sì, sarà totalmente schifo, non farà ridere. Mi vergogno quello che ho fatto, ragazzi. Io sono fiero di tutto quello che faccio. Io mi chiamo Giuseppe. Non voglio mettervi pressione. Io sono il figlio di Pietro. No, mi hai messo pressione, Pietro Baldos. No. Adesso dovete abbinare una maglietta e una frase. No, io ce l'ho quella perfetta. Ok, l'hai fatta. Ecco, adesso inizia la battaglia. Ok. Ciao, ma quindi quello che ho disegnato non lo uso io. Ragazzi, non ci ho capito un cazzo. Nemmeno io. Inizio. Ok. Vai. Prima sfida. No. Dovete votare tutti. Dobbiamo votare tutti. Tutta anche la chat. Effettivamente, votate. Ieri sera io, Sedia e Leo abbiamo giocato a Fortnite. Cristo non c'era. Quindi è sbagliato. Mi ha invitato, scusa. Cazzo! Okay. No! Wow! 82! Grazie, non ho fatto a vincere quella a destra. Ma perché? Ma quella volta, io la volevo. Il disegno l'ho fatto io, Fortnite. Vediamo. Vediamo. Ah. Dai, ricreo. Però non ha senso. È il mio disegno, quello del gattino. Cosa che avete messo? Votate, chat, votate. No. Cazzo, no. È molto bello, effettivamente. Oh, ragazzi, ho messo mamma mia. No. Sono bella gay. Sta maglietta. Mica sai che la metterei anch'io. No, raga. No. io però vado di questa. Ha vinto. Vabbè, raga, dai. Era no, perfetto. No, non si fa. Non è, not funny. Spoiler, quella a destra l'ho accoppiata io. No, sono bellissima, ragazzi. Ma io la volevo. Incredibile. Era bellissima. Contro. Vediamo. Oh, cazzo. Freddy Fazbear. No, che mi dispiace, ma resta meglio quella nera. È meglio quella nera. Sì. Mi dispiace. Freddy Fazbear, che ti dice? Evviva le femmine. Evviva le femmine. Io ho scritto evviva le femmine. Non so chi ha fatto Freddy Fazbear. Io ho fatto Freddy Fazbear. Ora si vede che ha fatto la combo. No. Perché io poi ho fatto la combo. Io cosa ho fatto io evviva le femmine. No, evviva le femmine l'ho scritto io, bro. Ah, sì, no, la combo. Ok. Oh, godo, ragazzi. La mia accoppiata cattivissima ha vinto. Mamma mia. Ma non finisce qui. Ma quindi gli altri disegni? Prendiamoci. No, gli altri disegni erano terribili. Io non li voglio rivedere. No. Cioè, si torna al dojo. No. Ora dobbiamo dire altre frasi? Per creare un nuovo disegno e tutti gli slogan che volete. Ma scusa, quelli di prima? Cazzo. Ma quelli di prima? No, ragazzi, cosa devo disegnare? Ora? Cosa devo disegnare? Ok, sto facendo una svastica, raga. Io ci ho già giocato. Adesso facciamo un disegno e ci mette anche quelli vecchi, i migliori vecchi e le combinazioni anche di prima. Quindi fa un mugnone di tutto. Va bene.
Sapete adesso. Ragazzi, disegnare un cazzo realistico. No, no, dai, non va bene. No, non penso, Poldo. Ok. Io ne sto rifacendo uno che ho fatto prima che non è venuto, non era venuto bene. Scusate. Ragazzi, sto rifacendo un disegno che ho fatto prima che non è uscito. Non era coglione, mio. L'ho appena detto io. Non è mio. Non è mio. Grazie Ilis per il 10° mese. Grazie a Noob che ha regalato la sub a Kane West Real. Grazie. A Gamer Pro che ha regalato la sub. No, che ha fatto il Prime. Grazie al 4° mese. Grazie a Moonlight Eevee per il 14° mese. Grazie a Dale Punk per il 23°. I funghi sulla pizza fanno cagare. I funghi in generale. Ancora pochi secondi. Vai, vai, vai. Chi manca, Leo? Io. Vai. Manca anche Sedia. Ce l'ho. Vai, vai. Ok, ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Vai, ce l'abbiamo. Vai, let's go. Scrivete. Scriviamo? Sì. Dobbiamo scrivere altre frasi? Sì. Però okay. Valgono anche quelle di prima. Devo scrivere altre frasi, devo scrivere altre frasi. Sono un fan di Dario Moccia, direi che è perfetto. Quante ne devo scrivere? I love Foggia. Il tempo sta per scadere. Ok, cosa devo scrivere? Non lo so cosa devo scrivere. Penis. Ho scritto penis, non lo so. Beh, dai. Bella amica. Siamo alla seconda sfida. Vediamo, chat, vediamo. Non mi fate più disegnare. Non disegno un cazzo, raga. No, comunque. Vabbè, niente. Vediamo qualche nuovo t-shirt. Performance di strega. No, ragazzi, devastante. Ma perché ci sono così tanti Charmander? Mi sa se mi piace. Io ho la migliore. Io ce l'ho, l'ho fatta. Anche la mia presa è molto bella. Ragazzi, io no, hai ragione, Cookie, poi lo cambiamo. Verrò denunciato io, ragazzi. Sì, 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 avete ragione, raga. Che M verrà denunciato. Le mie non fanno ragione. Ridere, ragazzi, fanno cacare le mie. E allora perdi in silenzio, coglione. Sì, ma scusami. Che vuol dire Otrant è stato a scoprire Cristo? Seconda sfida. Votate! Otrant. Contro. Fa cacare, ma non avevo. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Allora, che ragazzi, schifo. Devo dirvi che quando l'ho disegnato mi sono autoschifato. Quindi vi chiedo che scusa. Schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Devastante, ho ragazzi. Votato anch'io l'altra grazie. Maglietta piuttosto che la mia. Sono scemo. Grazie, ragazzi. Grazie. Oh, mamma mia. Avevo, no, l'altra era una maglietta di Bazinga Z con scritto ragazzi, Discord. Ragazzi, io ho la combo perfetta. Vediamo, vediamo. Bazinga Z. Allora, nonostante tutto, sono sicuro che la F non sia scritta in Ciccio Gamer. Vero. Infatti, ragazzi. Denunciato. Ma cos'è è sbagliata. Bazinga si dice. Vabbè, quella merda, Cristo Dio. Fortnite! Bazinga! No! Let's no! go! Bravi, tradite! Tradite Cristo! Traditelo! No! No! Come ha fatto la t-shirt per... delle palle? Leo, che combo! Fortnite! Ma poi uscivano dal collo le palle, era perfetto! Oddio! Palle! Palle! No, ragazzi! È meglio male. Facebook! Posso dire no, che ha fatto ragazzi, molto l'F bene? Di Ciccio Gamer, come cazzo dai! Non l'avete fatto ma a è l'F fare... di Facebook! Come avete fatto a fare il riempimento? Con la mano. Con la mano. Cioè, buonanotte. Con la voglia. Io ho palle. Palle. Ma cosa? Mi piace davvero. Come ho fatto a vincere? Come puoi aver vinto palle? Incredibile. Però è bellissima effettivamente. Sì, palle. Sì, no, è molto carino Charmander in quel modo. Palle. Mi sa che perdi. Vediamo. Let's go! Ragazzi, io,
teoria. Niente. Ragazzi, però la scorsa volta sì, venerdì ho fatto la combo. Io ho scritto la Foggia. La combo non so di chi è. Eh no, il disegno l'ho fatto io, il disegno. L'ho fatto io la combo. Beh, almeno la quarta volta che vedo una falce e un martello, santo Dio. Incredibile. Bellissime! No, bellissime! Belle, belle. Devastante. Bellissime. Brutte, eh? No, ancora. 5. Non ce la faccio più. In gara solo le t-shirt migliori dei round precedenti. Oh, cazzo. Termina qui. Ah, è finito. È finito? No. Allora, ultima cioè, battaglia. Questa è incredibile. Cazzo. Vado per I Love Foggia perché io bella. Vado per Pandora. Il problema è che I Love Foggia l'ho messo io, quindi sto combattendo contro me stesso. Ragazzi, ma il mio gruppino è la stessa maglietta di Foggia, infatti. Foggia si dice. Foggia. Sì. Ah, scusa. Foggia. No, mi spiace, ma cazzo, quella combo è devastante. I Love Foggia. Ho vinto il gioco? No, non ancora. No, no, le palle. Mi dispiace. Io vado per le palle. Io vado per le palle. Anch'io le palle. Però I Love Foggia, ragazzi, è devastante. Che schifo. I Love Foggia sta perdendo potere che perché le palle le ho disegnate io e I Love Foggia l'ho scritto io. Sì, ma forse il martello sono le mie creazioni. Un po' stereotipato, non mi piace. Meglio le palle. Le palle, cazzo! Le palle. No! Oh, cazzo! Godo! Godo! Ha vinto I Love Foggia? I Love Foggia? No, cioè, le palle tagliate. Ragazzi. Le palle tagliate. Certo, scrivere... vedere... Vabbè. Qualcuno ha trionfato. Basta, basta. Basta. Ci stiamo divertendo un sacco. Basta. Cioè, incredibile. Direi che questo mio game ha rotto i coglioni. È stata creata da me e Poldo praticamente. Sì, no, ragazzi, è stato divertente. È stato grazie, io ho scritto i migliori slogan. Puoi comprare veramente la maglietta? Sì. Sì, tu la puoi comprare se vuoi. Ah, ma che no, cazzo, ragazzi. Ti fanno creare il merch e te lo compri? Sì, cioè, tu letteralmente c'è qualcuno che poi ti stamperà faccia e martello scritto I Love Foggia. Chissà che avrà al prossimo Games però. Week chi lo fa un pugno in faccia. Ragazzi, metto il link per comprare I Love Foggia in chat. Allora ragazzi, facciamo il gioco bello. Io la percentuale sul facciamo disegno. Il gioco bello, facciamo il gioco bello finalmente. Il gioco bello, è arrivato il gioco bello. Adesso c'è il gioco bello e il gioco ancora più bello. Il gioco più bello di tutti, quello più bello. Bene, allora devo un attimo uscire dal gioco. Questo vai. Ah, davvero? Perché devo usare l'altro pack. Va bene. Ok. Aspetta. Perché io ho Jackbox Party Starter, Jackbox. Ok, benissimo. Ciao. Lui lo sa, allora ragazzi, dovete sapere che Cristo, oltre a essere il CEO di Discord, è anche il CEO di Jackbox Party. Quindi... Perché corretto. È un gioco che se giocato corretto. In modo offensivo è divertente. Certo, esatto. Certo, sì, mi sembra e infatti, giusto. Ed eccoci qua su Twitch a mitigare le cose mettendo questo gioco per 13 anni. Corretto. Allora, ragazzi. Aspetta, streaming. Adesso non mostrate lo schermo, okay, e vi dico solo che in questo gioco noi dobbiamo essere cattivi l'uno verso l'altro. Oh, mi piace. Oh, ragazzi. Godo. Si chiama prepariamoci al video di Emerald, ho bullizzato Sedia. Sì. Non mostrate lo schermo adesso. Ok. Connettetevi. Ok, chat. Possiamo entrare? Possiamo fare? Che devo fare? Sì. Diventare. Il codice, come sempre. Ah, il codice, non l'avevo visto, è enorme. E potete mettere uno slogan personalizzato, mettetelo, che è divertente. Ok. Dov'è lo slogan personalizzato? Dopo che metti il pronome. Sì, il pronome, addirittura. Scegli un dettaglio. Pensa come siamo avanti. In che senso scegli un dettaglio sul tuo personaggio? No. Ecco, quello è il tuo slogan, scegli in basso, okay. Puoi mettere quello che vuoi. Ok. Ah, no, non l'ho messo lo slogan. Ma porca troia! Ragazzi, tutto il gioco. Questo. No, voglio... Allora, facciamo una cosa, rifaccio la lobby. Sì, perché più che altro pensavo che dovevo prima selezionare quello sopra e poi quello sopra. No, dovete mettere il nome, il pronome, poi fate avanti sì. Poi sotto mettete lo slogan perché quello... Io ho fatto vedere il codice, quindi rifai e basta. Ma porca troia. Infatti, ma l'ho fatto vedere dopo che hai detto che la rifacevi. Dai, che stupido. Vai, rifacciamo. Wow.
Wow, Poldo, sei veramente un insetto stecco. Zitto oppure vengo nel tuo zoo e ti ammazzi i varani. Non allora... farlo, stanno già morendo da soli. Ok, ci siamo, perfetto. Ok. Ok. Allora, quindi, il primo è il nome. Sì. Poi fai usa questo e cioè, scegli un dettaglio sul tuo personaggio. Oh. Non mettere i primi tre, metti quello che c'è sotto. Fatto. E puoi scegliere quello che vuoi. Perfetto. E poi tu devi interpretare il personaggio che scrivi lì. Vabbè, fatto. Devo interpretarlo, va bene. Sì, esatto. Quindi è tipo roleplay? No, ragazzi, devo cambiare. Cosa hai scritto? Non lo faccio, no. Non lo dico. Io ho scritto una cosa un po'... Che cazzo? Vabbè, dai, lo posso, possiamo andare lo stesso. Sì, va bene. Cosa hai messo? Io non ho capito cosa dovevo scrivere, però ho scritto una cosa a caso. Vabbè. Allora abbiamo... 3... Mostrato lo schermo. 2... Ah, okay. 1... Ok. Ascoltate, vai. Ascoltate. Che è pronto per Boomerang? Dove sì. Cerchi di fare punti senza che ti mostrino la porta. Gioele, non spammare. Dio cane. Gioele, sei un figlio di... Cioè, lei ogni cazzo. Qui con Ruth per guidarvi in un gioco che è un po'... Madonna, che brutta. C'è la Ruth 34? Ci fai schifo. No, ragazzi, no. Entrate nella partita con un dettaglio su di voi che avete scelto nella lobby. O, se non l'avete fatto, l'ho scelto io per voi. Questo è il ruolo che interpreterete, perciò impersonatelo nelle risposte oppure ignoratelo del tutto e datevi la caccia. Si vede in alto a sinistra il codice della stanza. L'obiettivo è... Madonna, che tensione sessuale con questa donna. Rispondendo alle domande in modo buffo, genuino, oppure brutale, mentre li guardate dritti negli occhi e li pugnalate alle spalle. Non ho capito. Incontriamo gli inquilini. Presentazione. Vai. Di tutti. Eccoci. Sì, ho giochi preziosi. Ok. Una performance discreta. Okay. Io non... ma quello è Leo davvero. Ok. Wow, si è sudato. Con 5 punti nel vostro sito privato. Grazie. Ok. I punti si ottengono grazie a risposte che riscuotono successo. Okay. E si perdono in seguito all'eliminazione. Ma okay, terrò segreto il totale. Sembra noiosissimo. Pronti? No, ragazzi, è un bordello. Vediamo. NSFI, ragazzi. NSFI. NSFV. Primo round, le presentazioni. Ma allora, vediamo tutti che cosa stanno fa. Condividendo racconti di università al proprio arrivo. Ok. Che università hai frequentato e qual era la specializzazione? No, le domande del curriculum vitae. Ma devo farla quindi inerente al mio coso? Sul tuo dispositivo. Deve essere divertente. Il tuo punto di vista unico quando rispondi. No, i dettagli ragazzi, sui te e sugli altri sono sempre un bersaglio facile. Allora, ragazzi, che università hai frequentato e qual era la tua specializzazione? Fatto. E chi lasceresti fare da babysitter a tuo nipote? Cristo o Mertoso? No, ho sbagliato! Mannaggia le palle, scusate. Ma grazie, che palle, perché grazie, se grazie pubblico! Perché se premi il pubblico... Ah, qua sotto ci sono delle domande, ragazzi. Sì, sì, sono le domande, esatto, senso. Potete votare. Potete votare se il siete... Il codice, ragazzi, è... Io ho sbagliato, ho premuto, vabbè. Del tempo, inquilini. Ho sbagliato. Oh, vabbè, io che sbaglio sempre! Io farò totalmente roleplay. Ok. Beh, è coerente. È vero. È vero. Coerente. Ragazzi, cerco di rimanere nel roleplay. Questa okay. Non è divertente. Mm-hmm. Questa non era bella. Vergognati. No. Vaffanculo. Ho sbagliato. Questa non era divertente. No, questa non era divertente. No, che stupido. No, sei uno patata. Wow, Poldo. Quale di queste è la risposta perfetta? Ma poi l'ho messo tutto in caps. Votate ora sul vostro dispositivo. Io scrivo le poesie. Perfetta. Totalmente gay. Sei un cretino. Allora, per chi abbiamo votato? Grazie, ragazzi. Un voto in grazie, Sedia. Mi piaceva. Mamma mia. Minchia, 5 punti. Ecco, sono questa sfida. Chi vince questa sfida ottiene un vantaggio.
Hai la protezione. Sono gay. No, sei un gay malvagio. Sono gay malvagio. Il momento di eliminare è giunto. Esistono i gay. Ora voterete per l'eliminazione di un giocatore dalla partita. Ma no, il giocatore che riceve più voti. No! Dovete votare la risposta peggiore, fidatevi di me. Se il giocatore che hai votato viene eliminato, gli rubi un punto. Ricorda la sensazione. Cattivo come roba. Vota sul tuo dispositivo. Votate, siete cattivi. Siamo cattivi. Inoltre, fornisci un motivo e non trattenerti. Ve l'avevo detto che era cattivo questo. Comunque, domanda, il fatto che Sedia abbia la protezione è chiamato DDL Zan? No, no. Dai, scemo, bro. Bro, chiedo, chiedo. Vero, Cori? Chiedo. Sei uno scemo. Il giocatore Vai. Eliminato è... Oddio. No. No. Chi è? No. Ti hanno buttato fuori. No, Spaldi! Ma siete delle merda! E ho mandato al tuo dispositivo chi ha scelto. Ma fa il culo, Poldo! Ma non sono pugliese, Sedia! Ah, ok, scusa, avevo sbagliato. Ma non sono di Ferrari! E il bello che ha detto di voi due, ma non di quello che ho scritto io. Attenzione, riflettete. Ma quella di Leo era un fagno e merda! Copertura lo usa per adescare Minorenni. Io sono ancora vivo. Occasione di dire qualche sì, ma Leo mi fa conoscere Favij J. È vero. Hai qualche secondo per parlare a voce alta? Fanculo! Scrivere le tue parole di commiato. No, ma quindi adesso viene espulso dalla nave? Io non sono bolognese. Io non sono bolognese. Ho sentito abbastanza. Ma era davvero silenzio, con silenzio. Lui? Chi sarà mai? Ma guarda del sangue. Ah, capito. Posso volare? Cristo. C'è qualcosa di familiare in te. Odia i film horror. Hai un altro nome e informazioni diverse. Tipo FNAF. Ma io che ne so. Sono Cristo, ragazzi. Ma Cristo lo sapeva, ha perso apposta. Per quello ha preso quella frase così brutta. Vediamoci nel secondo round. Legami. I legami. Dormono. Ci siete solo tu e davanti al falò. Stesso okay. Di cosa parlate? Oddio. Che cosa stupida. Ho scelto un altro giocatore di cui dovrai parlare. Il suo nome è sul tuo dispositivo. Di cosa parliamo io e lui? Allora di cosa parleremo io e Sedia davanti al fuoco? Della completa lore di FNAF? Completa lore di FNAF o di Stumble Guys? Cosa parliamo io e Sedia? Cioè, di cosa discutiamo io e Sedia? Della completa? Anche serie non canoniche. Perfetto. No, Skibidi di Toilet no. No, ragazzi, mi sa no. Delle sue poesie era incredibile. Di cosa parlate? Oh, con Sedia? Ma io potevi scegliere la persona? No, devi scegliere. Caso. Te la diceva lui? Ah, come me la diceva lui? Cos'è la villa, villa? A me va bene. Ma lei è lei, proprio. Che stupido. Ma io sono un insetto stecco, bro. No, eravamo vicino al fuoco. Della situazione geopolitica russo-ucraina, sesso gay? Ma ci stai provando con me? Lei parlava con Crest. Sai che anche io volevo scrivere Skibidi Toilet Horror. Io so qual è la mia risposta preferita. E tu? Okay. Votate ora sul vostro dispositivo. La mia preferita. Mi piace che hai scritto anche serie non canoniche. Ecco chi ha ricevuto voti. Pilla. Skibidi Toilet. Oh, un pareggio. Vincete tutte e due. Io odio. Va bene. No, che palle. No, può parlare più veloce la tizia. Io ho l'attenzione di Skibidi Toilet. Perché ha vinto? Quando qualcuno lo sceglie a caso se c'è un pregio. Round, anche tu ottieni punti. Grazie, ragazzi. Wow. Perfetto, buttiamolo fuori. La protezione. Di nuovo la protezione. Ragazzi, mi raccomando. Buttiamo fuori Cristo.
No, ragazzi, no, ragazzi, chiudo il gioco, vi faccio giocare a Minecraft. Chiudo il gioco, se mi eliminate. Sono io questo gioco, l'ho comprato io. Se mi eliminate, io faccio bannare tutti gli streamer qua dentro. Se mi eliminate, oh, io il gioco. Il pubblico elimina. Ah, il pubblico, no. È finita, no, ragazzi, no. Mi sa, ragazzi, che il gioco è finito qua. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, ragazzi. No, devi parlare in pubblico. Oh mio Dio. Allora, ragazzi, non votate Cristo. È trascorsa metà del tempo. Non votate Cristo, okay, ragazzi, perché... No, non votatelo, perché... sennò non finiamo il gioco. Non possiamo, esatto, più giocare. Votate Leo, in caso. Perché siamo tutti spaventati, tranne Sedia, che ha ancora la faccia da Chad? È perché io sono protetto. Perché lui è ha vinto. Sono una minoranza, quindi sono protetto. No, ragazzi, se la mia chat ha votato a me, raga, porca troia. No, ragazzi, scopriamo. Sì. Abbiamo 310 voti. Lo votiamo, no, raga. Oh mio Dio. Eliminazione momento? Il giocatore eliminato è... Non rifarmi quella boccuccia, che mi eccito. No, oh mio Dio! Ma io vi amo! Niente, ragazzi. Ancora un po' che coglioni! Che bastardi! Ma perché non si poteva votare? No, chat, non si fa questa cosa, eh! Veramente, siete irresponsabili! Veramente degli irresponsabili, wow! Cioè. Ecco. Ragazzi, fate l'outro della live, grazie mille! Aspetta. L'outro della live. Arrivederci, ragazzi. Andatevene tutti a fanculo. Fatevi la sub Twitter / tutto. Quindi lui, mentre cade, adesso farà: andatevene tutti a fanculo. Fate la sub su questo. Mentre muore. Avevo votato Boldo. Cosa? Rinasce? No, ragazzi. Ma che cazzo è di nuovo questo? È Crusto? Ma lo puoi scegliere con il nome? Ammiraglio! Non ha mai annullato programmi. Falso? Falso? Discorso totale. Senti, fanculo, falso. Ma non è lui, non è lui. È l'ammiraglio Cresto. È un altro. Non sono io. Paura, vai. I coinquilini stanno scaricando la tensione decorando torte. Ah, ok. Cosa c'è sulla tua? io lo so che cosa c'è sulla tua. Questo è anonimo. Faremo al buio. Tutti i coinquilini rispondi stanno messaggio, scaricando la tensione decorando torte. Votare, cosa c'è sulla mia torta? Cosa ho disegnato sulla mia torta? Che ho disegnato sulla mia torta? Foto profilo di Jumpiter. Posto. Chi crede segretamente di essere una principessa Disney? Sedia o Lamerto? Prima squirt. Fatto. Ecco. Ragazzi, ma fatto. Fatto. C'è tanto, vabbè, di cui discutere. Vai. No. Questo è Cristo. Questo è Cristo, palesemente. Non è vero. La cialda di Goku Super Saiyan. Minchia, questo io alle medie, incredibile. Ok, va bene. Un classico questo. No, Beppe Vessicchio. No. AKA il The Schnauzer. Ma non è vero, non è vero che mi chiamo Mauro. Come fa numero esserci uno, poi sopra? Non conosco tutta la loro distanza. Ah, quindi dobbiamo immaginarci la cialda con la torta con questa cosa sopra. Più o meno, sì. Sì. Dai. Chi ha ricevuto i voti? Ok, io ce l'ho. Oh. Ma come? Let's go. Ci sta Jumpy. Sì, però la fai Jumpy. Immagina, immagina la torta, quella rotonda con al centro Jumpy, ecco, con Jumpy le mani incrociate. Le braccia incrociate. Ottieni la protezione e puoi scegliere anche un altro. Scegli me, ragazzi, scegli me. Proteggerò Cristo solo. No. Vincere o manipolare. Proteggerò Cristo solamente perché non voglio che finisca la partita. Grazie. Venduto. Ma sei una merda. Scusa, bro, se buttate fuori un gay potrebbero bannarci tutti. È vero, devi è capirlo. Vero, è vero, buttate è vero. Fuori Sedia. È vero, è vero. Vota per il giocatore. Cheers. Che vuoi. Chat, eliminare. Votate. Io non mi ricordo chi le ha scritte, però.
Vabbè, dai, non c'è bisogno di saperlo. Dai, ragazzi. Mi dispiace un sacco. Però l'ha presa, l'ha presa a me di buttare Cristo fuori a piedi. Ormai va seguito. Cioè, ogni volta che ci sono questo c'è una parola meme. Questa volta il meme uccidi Cristo. Io vi odio con tutto il mio cuore. Vuoi sapere chi è stato? Ma sono stati tutti, tu puttana! Perché mi di nuovo? Il meme, scusa, però suca! L'utente sprezza, odio tutti i pessimo stream. Se non sarà mai più un giudice di Scott Talent, scusa! Scusa, l'ho dovuto fare! Era per il meme. Oh, non dice niente? Oh, non dice niente, sta in silenzio. Ha chiuso bro. Il gioco, ha chiuso il gioco. Ragazzi, è requittato. L'utente è un boyfriend di keyboard. No, 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 bro, non scriverlo, non scriverlo, non scriverlo. Non fa sul serio, non fa sul serio, ragazzi. Chiedetemi scusa. Scusa, bro, scusa, scusa, scusa. Non dire Napoli, non dire Napoli. Oddio, era un ego. Era un ego. È stato buttato fuori. Mamma mia. No, non c'è lei in Napoli. Era inaspettato. Guarda, ancora. Oh, ciao, persona mai vista. Ma che cazzo è? Crusto, Crusto. È arrivato Crusto. Crusto è bellissimo. Okay. Oh mio Dio. Diamo fuoco alla casa. Round. Incendiario. Incendiario. Ti ho fatto inciampare sulla passerella durante la sfilata di moda. Serpe. Chi è stato? Perché ti invidia tanto? Seleziona il giocatore di cui vuoi scrivere sul tuo dispositivo e poi rispondi al messaggio. Vabbè, l'unico che è arrabbiato adesso. No. Leo non mi farebbe mai inciampare. Sedia non può perché abita a Foggia. Emerald, oddio, Emerald una volta mi ha fatto inciampare davvero. Ti ricordi, bro? Sì. Mancavo così poco. Mi uccidevi. Io ho scritto una se stupida. Fate sentire anch'io le voci. A chi è? Puro malvagio, energumeno, disprezzante villano. Ma ho detto che tu non mi mettere stima. No, sono gay. È vero. Verissimo. No, vaffanculo. Non fa ridere, non fa ridere. Ma non è vero. Cioè, è vero che non faccio beneficenza, però. Visto? Oh no, 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 no! Cristo, sai chi ti ha ucciso? No, non abito a Foggia, ragazzi. Votate ora sul vostro dispositivo. Io posso votare la mia. Ah, dovete votare all'ultimo voi youtuber, altrimenti scompare per noi. Quindi diamo casomai tempo un attimo. Ah, là. Ok. Ah, okay, chat, okay, ecco. Diamo tempo. Ah, noi okay. Youtuber. Non ho capito. YouTube. No. Appena c'è chiaro youtuber votiamo. Su Twitch. Lo abbassate per 7 streamer. Anni. Io sono il streamer. Non ho capito quello che ha detto. Che appena noi votiamo, la chat non può più votare. Quindi devi aspettare okay, un attimo. Chiaro, perché chiaro. Se facciamo tutti i voti, colpa della chat. La lore è il fatto che io prendo in giro. Che io prendo in giro Poldo perché una volta ha ricevuto un messaggio lunghissimo sopra sotto il video di Pingu da uno che si faceva molto il saccente e l'ho ricito e l'ho ricito e l'ho ricito e l'ho ricito. Ah, vediamo vota, questi voti. Vediamo. Sì, poi controllo Gugi. Ragazzi, mi sa che esplodo questa volta. È stato un piacere. Grigio, scelgo io chi vince. Tranquillo, no, c'è sempre Cristo. Non preoccuparti. Ed ecco chi ce l'ha fatta. No, no, ma come? Il pallaceo uomo. Anche tu ottieni no. Punti. L'uomo pallaceo. Grazie. Tanto non sono. Crusto. Crusto. E il tuo voto di eliminazione conta come. Madonna, bro. No, non ti voto, non ti voto. Basta, il meme è finito, il meme è finito. Non ci credi neanche tu. Ecco, il meme è finito, non bannate più Cristo, dai. Vota per eliminare un allora, giocatore. Per bannare Cristo. Se non Cristo, Sedi ha scritto una frase. Leo mi è piaciuta. No, niente, lui è Cristo che ha scritto una brutta frase.
Mi dispiace, bro, questa volta ti elimino perché ti volevo eliminare davvero. Ma non è... Ma dai, è divertente! No, una volta che ti ho selezionato non posso deselezionarti. È no, finita. Scusa, potevo fare il meme. No, lo puoi cambiare, no! Lo puoi cambiare, no, stronzo, lo puoi cambiare. Il meme, il meme, il meme. Ormai hai fatto il meme, mi dispiace. Attenzione. Lo puoi cambiare, lo puoi cambiare. Il meme. Quindi abbiamo votato Cristo? Io vi odio. Meme. Momento meme è finito, ragazzi. Momento cioè, meme. Che palle. Vai. Scrivete qualsiasi cosa. Memalo, memalo, memalo. Siamo italiani, oh, siamo italiani, oh, possiamo votare di nuovo. Il giocatore eliminato è... E chi è? Cristo. Non ci posso credere. Oh, io ho per te. Ma porca... Scusa, bro. Leo, sono finito di puntare, sedio! Sedio! Chiedi scusa, Berro Fronzo. Ma per cosa? Chiedi scusa, Berro. Chiedigli scusa. No, scusami, Berro, non volevo. Chiedi scusa. Ma quello era l'IP di Cristo? Sì. Scusa, Berro Fronzo. Scusa. No, no, è tipo, scusa, Berro Fronzo. Ho sentito abbastanza? Non c'è più? Ma rimarranno i nostri cuori. È morto veramente. Scusa, Berro Fronzo. Chi è che ha fatto toc-toc alla porta? No, ragazzi. Ancora, ragazzi, non è possibile. Ingegnere Crusto? Sconosciuta? No. È Crusto. 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 Non ha mai sentito Crusto parlare di golf. Congratulazioni. Ce l'abbiamo fatto Crusto. La finale. Ce l'abbiamo fatto la finale. È la finale, boys. La finale, ok. Mischia, bro, Cristo, Cresto, Crusto. È la tua ultima occasione di dimostrare a tutti che tu... Ma è un furry. E soltanto Cristo tu... È vero che è un furry. È un furry. Round che allora l'ha buttato fuori a priori. Offerto da... Ok, proviamo. Zuppe insalate di Sammy. Ma stai... Abbiamo terminato i tramezzini. No, no, metti hashtag addio, ci fanno la multa come la piragna. Farà a fare il video. Hashtag addio, ragazzi. Hashtag addio, polizia. Cosa ti ha spinto a comportarti come hai fatto oggi? Madonna santa. Cosa ti ha spinto? Cosa ti ha spinto a comportarti come hai fatto oggi? Io so... No, con invio non va a capo, ma lo invia. No. Il meme. Io l'ho mandato a metà, vabbè. Si fa tutto per il meme, mi dispiace. Comunque ogni tanto mi muto perché sparo con la pistola e non mi danno che non sentito. Ce l'ho. Neanche Krillin è resuscitato così tante volte. Ce l'ho, era facile la mia, era molto facile. È trascorso. No, hai scritto tempo. Sono gay. Organizzate no. La conseguenza. No, okay. No, ovviamente no. Beh. Non aspettarli più. Dai. Quante opzioni accettate? Sì, sì, no. Ce l'abbiamo. Vai, vediamo. Ho dovuto fare il meme serve. Bisogna. Bisogna. CCFH che cosa farebbe? Vaffanculo. Questa è cringe. No, adesso ti butto fuori, non mi interessa. No, perché? Perché ho detto slay. Sì, lo dicono solo le femmine. No, io non ho la tua famiglia in Romagna. Ma io sono gay. Aspetta. Hai chiamato Mr. Bulldog. È il momento del voto finale. Chat, che buttiamo fuori sedia. No, ma ragazzi, ma quindi chi è la mia famiglia? Ah no, qua è chi dovrebbe vincere. Io. No, com'è chi dovrebbe vincere? Io ho votato. Oh, cazzo! Sì! Avete votato Cristo? Cazzo! No, non ho votato Cristo. No! L'unica volta che non volevo eliminarti, ho sbagliato il voto. No, bastardi in culo, non mi votate. Oh no, solo perché sono gay? Perché io volevo sbagliare? Questa è easy, questa è easy, porcheria. Ragazzi. Qua devo, ho sbagliato, cazzo. Questa è easy. Mi piange. Oh, così, per il meme. Perché a chi vediamo? Scusa, ok, cosa. Vediamo che c'è stato davvero. Oddio, ma che piedi hai, Emma? Grazie, Sedia, non ti hai votato. Grazie, Sedia. E chi ha approfittato anche dell'ultima possibilità. Io volevo buttare Sedia per eliminarlo, non per farlo vincere. Ragazzi, cosa? Di buttare la Sedia. Io ho buttato hai chiesto scusa per lo fronzo? Sì. No, non è vero. Sono libera la mia famiglia, per favore. Madonna santa. No.
Oh, oh, uno più uno, uno più uno. Questo è un complotto. Manca così poco che quasi sento il sapore. Dai, dai, no, dai, ragazzi. Porco Dio, no, per un punto. Ho sbagliato alla fine. Signore e signori, come al solito, vincono le categorie protette. Ragazzi, persona preferita del pubblico, Crosto. Comunque, grazie. Scrivi solo gay, scrivi solo gay. Veloce, veloce, veloce. È finita, è finita. Signore e signori, di Homosexual. Ragazzi, se vogliamo fare, ce n'è un ultimo molto bello. Ma vai, no, sì, sono le 22. O volete fare no, l'ultimo che dura pochissimo? È quello horror, giusto? È quello horror. Ecco, è bello. Quello è bello. Lo vogliamo fare, chat? Lo vogliamo fare o chiudiamo la live perché abbiamo terminato la nostra ora? In questo gioco non potete bullizzarmi, per favore. La nostra ora di giochi. Quanto dura quest'altro gioco? 15 minuti. Si fa, dai. Dai. Dai, dai, andiamo, andiamo, andiamo. Dai, chat, dai. Facciamo, facciamo. Ma perché hai chiuso la condivisione? Perché ho cambiato gioco. Cambiare gioco? Stati certo. Calmi, oh, io ho fatto una domanda. Non sono incazzato. Non c'è da aprire Minecraft. No, no, tu sei come non ci parli più, ok? Minecraft, devi chiama signorino, subito Berro Fronzo al telefono. Abbassa il tono. Chiama subito. Okay, chiama Berro Fronzo subito, ok, ok, lo vabbè, faccio. Lo chiamo. No, non sta a Milano a un concerto, non gli chiamo la minchia, raga. No, ragazzi, che Berro conoscendo è capace di uscire dal concerto perché l'hai chiamato per chiederti cosa c'era. No, 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 no. Ok. No, ragazzi, perché le robe horror? Medica di mano, ragazzi, questo paura. È Dors di non Roblox. Fa paura, ah, ma siccome ha perso, Cristo deve essere rimosso dalla streaming congiunto. O posso lasciarlo? No. Ragazzi, per favore. Almeno a caso lo tolgo. Ok, vai, ci siamo, starta. Ragazzi. Vai, adesso siamo. Arriva, adesso arriva, adesso attivo. Oddio, sono il starta, lo squaletto. Io sono starta, Cristo, veloce. Ah, giusto. Cristo, non ringraziare il stabo, starta. Io sono, okay, no, io sono The Amazing Digital Circus. Startiamo, ragazzi, entrate anche voi, questo qua è un gioco. Vai. Molto bello, ascoltate. Sentiamo. Vai. Bellissimo, bro. Minchia, le grafiche sono devastanti. Questo sono io, ragazzi. Questo sono io. Il codice è in basso a destra, ragazzi, è AHXS. Cavi a uccidere. Mi sono cagato addosso, ragazzi. Godo. Il codice è in basso a destra, ragazzi. Ciao Max, grazie al 17° mese. Grazie a Kevin, grazie a Terror 404 Brain Not Found per il 23°. Grazie a un procione drogato. Un gioco mortale. Grazie a Ilis per il 17°. Cerco di portare avanti anche la regolare attività alberghiera qui. Perciò siete pregati di non urlare troppo forte. Disturbate gli ospiti. Ok, grazie. Va bene. Va bene, ok, ok. Perché è il tono da YouTube? Quale movimento non è considerato arte moderna? Oh no! Lega Nord? Usate il vostro dispositivo per rispondere alla domanda. E sto parlando anche del pubblico. Non lo so, quasi... Grazie a Dio non ho fatto scrivere mai, perché stavo pensando solo a movimenti politici. Questo, non lo so. Allora, chi chiede aiuto alla chat, eliminato. Sì, infatti io non ho... Poi come... No, neanche io. Sedia un cheater. Ma non è vero, non ho fatto nulla. Ah, ok, ho risposto bene. Godo. Palle. Ora ascoltate Sedia e Emerald. Per gli altri è il momento. Gaming. No, è il momento. Ascoltate, ascoltate. Sì, sì. Siamo nella 113. Sì. Ok. Ah, l'arte perduta di scrivere lettere. Ora bellissimo un messaggio. L'obiettivo è provare a scrivere tutto ciò che ok, state zitti. Okay. Tutti gli altri scriveranno. E chiunque faccia un lavoro migliore sopravvive. Ok. Fortuna vuole che questa sia un'ottima lettera e che inizi ora. Cari ospiti, molti di voi si sono lamentati dei dischi che fa l'aria condizionata. Vi volevo solo rassicurare. Funziona correttamente. I rumori vengono dai serpenti nei muri. Quelli velenosi fanno un chiasso assurdo. Tempo scaduto! Ma non ce l'ho fatta, ragazzi! Che devastante! Io sono arrivato a rassicurare! Vediamo, vediamo! Io hai detto com'è andata? Ah! Ma c'è qualcuno che se l'è cavata meglio! Minchia, ragazzi, sono un pro gamer! Un pro gamer, ragazzi! Io perché ho testi con la piccolina! E
Sì, sì, sai cosa sai di piccolino? Eliminati! Ma come eliminati? Ascolta, come? Però ascolta, non sei proprio eliminato. Adesso te lo dice. È Among Us. Rieccoci qua! Ricordate, i giocatori morti sono comunque giocatori. Sono più trasparenti. Continuando a giocare, potresti rubare la forza vitale di qualcun altro. Potete rinascere. Comunque, ora gioca anche il pubblico. Anch'io, Sevia, lo sai. Muori. Ma ora puoi unirti al pubblico quando vuoi. No. Non ti metto pressione. Ok, che dobbiamo fare? Vai. Non lo so. Andiamo avanti. Signore e signori, andiamo benvenuti. Avanti. Vai. Qual è il nome della nuova tonalità di blu inventata da Crayola nel 2017? Cazzo. La so. Cavolo! È facile. No, che blu! Non dovete dirlo, se la sapete. No. Dai, zia, sono tutti i giornali! Il tempo è quasi scaduto. No, non la so. Sapevo. Anch'io. Metto... Non lo so. Chi ha messo Blahaus? No! Ma che merda! Ma dai! Beautiful, beautiful! Oh cazzo! Io verso Spawn. Di seguirmi. Che nome di merda, scusate. Quindi io non siamo più in vita, ok, si gode. Che merda. Eccoci nella stanza 227. Facciamo girare questo dado. Ognuno può tirare il dado quanto vuole per aumentare il proprio punteggio. Ucciderò il giocatore con il punteggio più basso. Ma se superi il 21, Black Jack, sì. E ricorda, nel caso capiti un teschio, tutti ottengono un punto aggiuntivo. Bene. Ah, okay. Quindi se noi... I teschi sui dati fanno un po' paura. Porca puttana, ragazzi, che paura. Che cos'è il teschio? Anche... I teschi no. Se noi esce il teschio, aggiungiamo un punto a loro, quindi dovrebbero contare noi i teschi. No! Sì! Ho perso. Cazzo! Ho attaccato qualcuno! Ma è esploso, letteralmente! È esploso Cristo, questo no! Questo sì che si chiama intrattenimento! Uffa! Ma infatti, Ash, ma infatti è terribile! Ferrarese eliminato, Ravennate no! Sopravvive! Ringraziare i fantasmi più presenti allora. Oggi, perché sono le persone più trasparenti della società! Bella questa, però. Vabbè, la bellissima. Non faceva ridere, no, non è vero. Era una bella battuta, stai zitto. Era molto bella. Che animale è Rufus, il compagno di avventure di Rufus? Vabbè, questo è facile. Vabbè, questa è facile. Dai, sicuro, dai, questa è easy. Vediamo. No, aspetta. Facile, easy. Facile. Ragazzi, io non la sapevo. Ma è un'articola. Su. No, non dai! Credo sia un'articola. Kim Impossible è l'altra tipa top waifu. Kim Impossible. Allora, oddio, cos'era? Un criceto o un'arvicola? È un criceto. Un'arvicola. 3, 2, 1. Chi ha scelto? Era una sticcia. Era una talpa nuda. Suca! Era la talpa nuda. Non ho mai visto Kim Impossible. Si vede. Talpa senza pelo. Non sei gay. Guarda un po', della sfortuna. È la ruota della sfortuna! In che senso? Tu mi fai girare, tu mi fai girare. Gira la ruota. Girato. Oh no? Niente, oh. Di vabbè, ma una percentuale. Ok. Non avrei mai pensato che sarebbe potuto succedere. Ma è impossibile. Che minigame incredibilmente avvincente questo. Sì. Quelli no, di prima è morto. Scrivi velocemente i dadi. Questo gira e vedi sei vivo o morto. No, è morto come Ace di One Piece. È rimasto esatto, solo Leo. Quindi ora c'è il game finale. Il game finale? Ah no. Okay. No, no. Il round finale è vicino. Ma manca prossima poco. Prossima domanda. Vai. Ok. In quale film di Aldo, Giovanni e Giacomo Aldo asserisce di non io non li ho mai visti, ragazzi. Becca di questa. Non ho mai visto Aldo, Giovanni e Giacomo. Sarà Tre uomini in una gamba. Conosco solo quello, metterò quello. Non me lo ricordo, sinceramente. Oddio, però è il più famoso. Se non sbaglio è... Io questo. Credo cos'era sia La questo? Vita è bella? Io credo sia questo. No. Cos'è La vita è bella? La vita è bella. Non è La vita è bella, stupido. Questa. No, cazzo. Era Quattro uomini e una gamba.
Tre uomini e una gamba. C'è un motivo se sono ancora l'unico vivo. Andiamo avanti. Ma perché sei così di bravo? Di che colore è il treno, Percy? Beh, il trenino Thomas? La so. Questo è facile. Penso. Vado a caso. Io pure un attimo. Domanda per l'italiano medio. Non me la ricordo, ragazzi. L'ho sparata a caso. Anch'io l'ho sparata. Guardate, è in arrivo Percy. Ed è quello di colore. Ed è un pezzo di merda. Oddio, no! L'ho sparata a caso. Ragazzi, sono daltonico allora. Mi sono sempre immaginato rosso. Io non muoio mai. Bella lezioncina. Le palle. Si è spaventato. L'obiettivo è eseguire più comandi possibile prima che il tempo. Ma solo io avevo la ruota del cazzo. Stanno giocando. Seguirà correttamente un numero di regole maggiore. Vai. Gli altri moriranno. Perché gioco io se avevo fatto giusto? Le regole sono già sui dispositivi. Ho cliccato il terzo, sono stupido. Ok. Non capivo. Ok, no, mi sono paralizzato. Regole, perché bisogna seguire delle regole. Dare i nomi alle cose non è mica facile. Il tempo delle regole scadrà a breve. No, ragazzi, non ho capito una sega. No, raga, è finito. Non ci credo. Fortissimo. Okay. Come ha fatto a fare 12? Ma è fortissimo, cazzo. Sono fortissimo. Solo uno di voi è ancora in vita. Io non morirò mai. Sbagliato. Non arrivo round finale. Come round finale? È perché è rimasto solo Leo. Wow, sei ancora in vita. Certo che sono ancora in vita. Evadere però non sarà una passeggiata. Evadere. Leo? Invece. Evadere, Leo. Non hai pagato la... Evadere è una passeggiata. Quadri di Picasso. Seleziona tutte le risposte che rientrano nella... Vediamo le risposte esatte. Vabbè, questa era facilissima, Dio boia. Dai, era... Si avanza di uno spazio per ogni risposta corretta. Adesso iniziamo anche noi. Un cazzo. Sei sulla via di fuga. Ah, ho capito. Aspetta, pensavi di essere solo tu. Oh, che eccoci qua. C'è un fantasma che giunge umano, gli ruba la forza vitale. Arriviamo. E quindi potrebbe scappare e vincere. Ecco la prossima domanda per tutti. Ecco che arriva una terza scelta per provare a recuperare. Prodotti caseari, Ma che vuol dire? Vai. Il tempo è quasi scaduto. Ma io la terza non ce l'avevo, perché? È perché noi fantasmi abbiamo un vantaggio. Ah, ok. Si recupera. Non voglio essere uno. Acronimi. Ma sono anche più di uno. Ah. Sì. Prima sono più di uno, porca troia. vabbè, niente. Ma voi fantasmi potete prendere una più di me, non vale. Stiamo arrivando, pezzo di merda. Arriviamo, ti tocchi i miei piedi. Che schifo. Sì, io non me li davo da 3 settimane. Isole del Mediterraneo. Isole del Mediterraneo. Ok. Puglia. Vai. Puglia, no, non è la Puglia. No, ve l'ho letto la chat, scusate. No, non lo so io, ragazzi. Ok, no. Erano tutte. Anche erano tutte. Cazzo. Patmo è... Leo deve sbagliare. Io non ho sbagliato una finora. No! Qualcuno qui ha paura del buio? Questa è la tesina di terza media, ragazzi. No, ragazzi, prodotti che ha per... Oddio. Dio Cristo. Provo, questa l'ho provata a caso. Pure io. Mamma mia. L'ho andato a caso io. No! Va bene. Merda. Sti arrivando, Leonardo Bru. Allora, cos'è? Colori realmente esistenti secondo Enciclopedia. Ma che cazzo ne so io? Ma io manco io, regà, ma che cazzo è? Enciclopedia potrebbe essere qualsiasi cosa. Godo! Stiamo arrivando! Lottatori di wrestling della WWE. Ma che cazzo ne so? Ok, forse. Tre medaglie olimpioniche, signori! Tre medaglie olimpioniche! Non lo so, quello forse è l'ultimo. Ho sbagliato tutto! Non so quello! Ho sbagliato tutto! Cioè, Cristo sta perdendo! No, Cristo verrà mangiato dal buio! Per la calma.
Oh, let's go. Tipi di legno. Io lo so perché sono... Qualcuno ha detto Sandro? Il tempo è quasi scaduto. Sono io. No, sono mi io. Sa che era trappola questa. Alessandro, qualcuno ha detto Sandro? No, ho sbagliato uno. Oh, sopravvivo, sopravvivo. Ah, perché non sono più due, ok. Sono quasi fuori, sono quasi fuori. Deve sbagliare. Deve sbagliare. Se vuoi oltrepassare quella barriera, devi rispondere perfettamente a questa domanda. Sandro, va bene. Cazzo. E ora c'è anche una terza opzione. Non lo so. Fuck. Non lo so, ragazzi, ma che è? Shakespeare. Tutte e tre. Bisogna selezionare tutte le risposte corrette. Devi dire, ma devi dire, ma siamo morti. Sì. No. Canzoni dei Pink Floyd. Madonna, che palle. Non le ascolto i gruppi brutti, io. Non lo so. Le sai, dai, fra, le sai. Oddio, oddio, allora. Che palle, proprio questa. Oddio, le ho vinto tutte. Ha vinto Poldo, porca troia. Ma i vinili a casa. Ho vinto. Poldo di merda. No. Ha vinto Poldo. Poldo ha vinto così. Come? The Great Gig in the Sky è uno degli assoli di tastiera più belli della storia della musica e Leo non la conosce. Non conosco i Pink Floyd. Cazzo. E vabbè, Time è una delle loro canzoni più famose. Minchia, Time. Allora, adesso possiamo chiudere o fare il sequel. Zitti. Ascoltate la musica. La musica è bellissima. State zitti. Godiamocela. Possiamo fare il sequel se volete. No, aspetta, aspetta. Sentite che bella la musica. Appena parte è bellissima. Ha sbagliato a scrivere una lettera in poco. Sono un rocker. È questo che è la colonna sonora giusta, bella, giusto? Eh? È questa quella che c'ha la, vabbè, la dai, musica? Bella, raga, io me ne vado. Ma io volevo ascoltare. Vabbè, me la ascolti dopo la live, vaffanculo. Vabbè, vai, avanti. Ragazzi, è stato abbastanza bellissimo, piacevole, devo dire. La parte in cui ho vinto è quella che mi è piaciuta di più, sinceramente. Bella. È stata una bella live, dai. Mi è piaciuta. Piaciuto quando Cristo ha perso. Cioè, tutta la live. Ragazzi, se posso dire, è stata una performance discreta quella di stasera. Va bene, grazie, bro. Grazie davvero. Grazie per il mio video, ragazzi. Ci teniamo a vedere. Ah, poi? Sì, lo metto su Cristo Live. Questo. E poi? Ah, te lo sei appena. Ah, allora iscrivetevi. Te lo sei ciulato. Me lo ciulo perché questo è content. Hai perso, Cristo. hai perso. Senti, allora, facciamo che il video se lo prende come... la persona che ha perso. Così, ah no, cazzo. Ma guarda, allora, è giusto. Video. Prendo ragazzi, il cazzo io siciliano. Ragazzi, almeno ho perso, almeno posso guadagnarci sopra. Ragazzi, allora, come al solito, io vi saluto e dico bella gianda. E ci riciamo oggi. Bella gianda. Bella gianda. Ciao a tutti. Bella gianda. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.